Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo luogo significativo della chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove Padre Pio si tratteneva in preghiera almeno per un'ora, prima poi di procedere la giornata con l'Angelus, la recita dell'Angelus, e quindi si affacciava al coro della chiesetta per salutare tutti quanti coloro che erano giunti qui a San Giovanni Rotondo. Oggi qui per leggervi, o cercare di leggere e riassumere, la lunga lettera che ci ha scritto via mail, l'email che vedete in sovraimpressione, l'amico Massimo Orsini ci racconta tutto quello che ha passato, perché lui nel 2011 gestì una grossa somma di denaro che era destinata alla realizzazione di alcuni lavori importanti. Ecco, lui, già sapendo che si trattava di un lavoro importante, ma lui sottolinea, per il suo grande orgoglio, per la sua superbia e a volte anche situazioni che lo avevano, ecco, accecato da questa voglia di fare, tutti i suoi collaboratori erano concordi affinché fosse proprio lui ad amministrare questa faccenda, non certo per le sue qualità, ma perché quella sarebbe stata, scrive, una grossa gatta da pelare che nessuno avrebbe voluto gestire. Ed io, scrive Massimo, per inesperienza mi ero buttato inconsapevolmente tra le fauci di quella bestia che da tempo non aspettava altro. Grosse responsabilità, mancanza di serietà di collaboratori, questo affare che andava avanti, ma abbastanza a rilento, andava bene, un iter burocratico abbastanza particolare, tanto stress accumulato, sta di fatto che Massimo cade in depressione. La prima volta, per ben due volte, la prima volta quella più importante, stette in cura presso uno psichiatra e riuscì a superare questa situazione e abbandonare anche i farmaci. Invece poi, a seguito di questa malattia, si dimise da questo incarico, ma comunque teneva questa collaborazione con un nuovo amministratore. Ecco, dopo qualche tempo ebbe una ricaduta, la cura farmacologica non funzionò e questa volta decise di scendere qui a San Giovanni Rotondo con tutta la sua famiglia e andare anche a pregare nella grotta di San Michele a Monte Sant'Angelo, ecco, come chiedeva lo stesso Padre Pio, come penitenza, ecco, dopo le confessioni vai da San Michele a Monte Sant'Angelo. Ed ecco, scrive lo stesso Massimo, la bestia si rivela. Nei giorni immediatamente prima di partire, mia figlia e mia moglie iniziarono a sentire spesso campanello della bicicletta che suonava da solo, a volte sentivamo il suono del cellulare al piano di sopra come se fosse arrivato un messaggio e invece non è arrivato nulla. Ecco, tornano dal Gargano e, scrive Massimo, mia moglie inizia a pregare Padre Pio. Fu allora che questi fenomeni diventavano ancora più forti. Infatti una notte si ruppe in mille pezzi il vetro del forno elettrico senza un valido motivo, un'altra notte si spaccò di netto un grosso dado della caldaia e quindi allagò tutta la cucina. Tante altre manifestazioni che non sta qui ad elencare, scrive Massimo, proprio perché non voglio dare enfasi a colui che non merita importanza. Fatto sta che finalmente un giorno la sua moglie sentì in giro per casa più volte un forte odore di aceto. Capimmo immediatamente che Padre Pio ci stava avvisando, la situazione stava per risolversi forse. Sapendo però che il nemico era capace di tutto per confonderci, non fui del tutto certo che quell'odore di aceto fosse un segno buono. Allora, dice Massimo, mi rivolsi proprio a Padre Pio e in quel momento chiesi di darmi un segno. E accadde, scrive in questa mail, qualcosa di indimenticabile. Un forte calore, contemporaneamente una grande sensazione di benessere che lo avvolse completamente. Più aveva questo piccolo santino, aveva preso un santino di Padre Pio, più aveva questo santino tra le mani e lo stringeva al suo petto, più provava una forte gioia, una felicità immensa. Scrive, un benessere che non avevo mai provato prima. E quando ritolsi quel santino, la sensazione di gioia mi accompagnò ancora per diversi giorni. Avevo avuto la mia conferma. Da quel momento tutti quei fenomeni scomparvero completamente e io non ebbi più bisogno di medicine. Ancora oggi, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, continuo per la mia strada armato di fede e pazienza, mentre la depressione ormai è solo un brutto ricordo. E inoltre, scrive Massimo, dopo il nuovo amministratore, nonostante la sua riluttanza, mi chiamò per dirmi che aveva chiuso la pratica, una pratica durata per 7 anni, e i conti bancari erano perfetti. Non appena terminai la conversazione sentii un fortissimo odore di letame
nel mio ufficio e per tutto il corridoio. Nonostante ci fossero molte altre persone in giro, io ero l'unico che sentivo quel cattivo odore. In quel momento capii che Padre Pio volle avvisarmi ancora una volta e che per quella specifica grazia invece mi aveva aiutato anche San Michele.